Ora, come approfondimento, magari facoltativo, introduciamo l'attrito. Quindi, oltre alla forza da 10 N che esercitiamo noi, ci sono anche le due forze d'attrito statico che esercita il pavimento sulle due scatole. E perciò la forza esterna totale, cioè la risultante di tutte le forze esterne, non è più soltanto la nostra forza, ma è meno le due forze d'attrito statico. Il segno meno perché sappiamo che l'attrito fa sempre ostacolo al movimento, come gli studenti, ostacola sempre. Quindi questa è la forza totale, la risultante di tutte le forze esterne, e questa è M totale per A, la seconda legge di Newton applicata al sistema intero. La domanda potrebbe essere, calcola il coefficiente d'attrito statico affinché il sistema non si muova, cioè l'attrito trattenga fermo questo sistema di due scatole. Meglio, calcola il minimo valore del coefficiente d'attrito statico. Quindi richiediamo che l'attrito debba lavorare al massimo delle sue potenzialità. Un po' come un bravo insegnante che fa lavorare gli studenti al massimo delle sue potenzialità, e non come me, quindi. Perciò calcoliamo l'attrito statico che agisce sulla scatola grande e sulla scatola piccola. Coefficiente d'attrito statico per le forze normali, sappiamo che le forze normali in questo caso sono le forze peso della scatola grande e della scatola piccola. Quindi la forza totale che agisce sull'intero sistema è F, 10 N, meno queste due forze d'attrito, cioè queste due, eccole qua. Possiamo raccogliere a fattor comune le masse, anzi il Ks per G, e quindi otteniamo la somma delle masse. Quello che è venuto fuori è molto intuitivo perché la risultante di tutte le forze esterne è la nostra forza da 10 N meno l'attrito visto come un'unica forza che agisce sull'intero blocco da 5 kg, quindi Ks per tutta la massa complessiva del sistema per G. E di qua abbiamo la seconda parte della legge di Newton, è la massa totale per A. Se noi vogliamo che il sistema rimanga fermo, l'accelerazione deve essere zero. E per farlo deve essere zero la risultante delle forze esterne. Quindi vuol dire che le due forze d'attrito, e questo è molto intuitivo, le due forze d'attrito insieme fanno 10 N, cioè contrastano i 10 N della nostra spinta. Quindi al di là di tante formule e calcoli, si capiva subito che dovevamo impostare questa uguaglianza, cioè la nostra forza da 10 N deve essere compensata dalle due forze d'attrito che insieme devono esercitare 10 N, anche loro in direzione contraria. Quindi questa è la forza d'attrito totale, Ks per la massa intera del sistema per G, e deve essere 10 N. Da qui possiamo trovare Ks facendo la formula inversa, cioè 10 N diviso la massa totale per G. E otteniamo 0,20 circa di coefficiente d'attrito. Questa è la risposta, quindi se il coefficiente d'attrito vale circa 0,20 attrito statico, allora le due forze d'attrito insieme fanno quei 10 N che contrastano i nostri 10 N e il sistema rimane fermo, chiaramente con un coefficiente d'attrito anche maggiore, non so, 0,25, 0,30 e così via, il sistema rimane fermo a maggior ragione perché le forze d'attrito non sono Cioè alle forze d'attrito non è richiesto raggiungere il massimo possibile, ma possono fare anche un valore minore del massimo.